A me piace molto la musica italiana e così anche ascoltando la musica di Michele mi sembra di ascoltare anche le canzoni che vengono ascoltate in Italia, nel Festival di Sanremo e così via. Michele viene dall'Italia, è nato lì, è cresciuto lì e dà come un sapore italiano, diciamo perché basta sentirlo parlare di cibo, ragazzi, sembra un libro. Un giorno ha cucinato la pasta a tarda notte, erano circa le 2 del mattino e quando parla di pomodori, parmigiano, eccetera, sembra proprio un libro, ci picchia, wow, è già una storia, è già un film. Ed è questo il vero modo di essere italiano. Malgré les coups du sort, les jours de rage, ce qu'on prédit encore d'hiver et d'orage, de raison du plus fort pour rester sage malgré tout. Quando Michele parla di musica, lo fa con passione, con uno slancio che purtroppo non si vede in certi artisti. Ed è un peccato non trovare in giro tutta questa gioia e tutto questo impeto che ha Michele. E mi piacerebbe che fosse nel mio prossimo album. Mi piacerebbe tanto avere qualche sua canzone nel mio prossimo album. Non ho mai incontrato persone come Michele, né qui a Liege né altrove. Io non ho cercato di essere amico di Michele perché è un artista. Ho voluto essere amico di Michele come persona, perché lo considero una brava persona. Non perché fa musica o canta, ma perché ha fatto teatro e viene dall'Italia. A me piace lui come persona, per il suo carattere, non solo per la sua arte, ecco. Je suis très content d'avoir travaillé avec Thibaut. C'est lui qui donne l'armonia, effectivement. E moi je donne un peu de rythme. Dona sempre Michele. Dona sempre piccole cose. Lui ha. Credo che abbia un sacco d'amore da offrire a tutti. Alcune canzoni che ho ascoltato fanno sognare. Fanno volare, ecco. Mi ricordo di una canzone che aveva fatto, non so perché, ma quando l'ho sentito ho pensato ad un arcobaleno. Avverto nel suo modo di suonare una. Lui fa come un. Lui crea un cerchio intorno alle persone e la cosa diventa intimista. Ed è così che l'ho sempre un po' visto suonare. Quando sono a casa sua, si mette a suonare molto dolcemente la chitarra. E poi a volte la situazione può diventare comica, perché ci sono stati dei momenti che sono molto comici. Può accadere che abbandoni la situazione calma, intimista, e si alzi, si mette a suonare il rock con la sua chitarra. Ed è fantastico, è davvero qualcosa che ci meraviglia e ci sorprende. Durante il 2004 ho tradotto in italiano le interviste registrate in Belgio e nell'aprile del 2005 ho lavorato al doppiaggio. Prima ho scelto gli attori e poi ho diretto personalmente il lavoro in un piccolo studio che avevo allestito fra il corridoio e il bagno di casa mia. Perfetto, allora facciamo anche questo, vediamo un po'. Ed è così che l'ho sempre un po' visto suonare. Quando sono a casa sua si mette a suonare molto dolcemente la chitarra, così. E poi a volte la situazione può diventare comica, Ed è fantastico. È qualcosa che ci meraviglia, ci sorprende. Sto buona.